Edizione Batterie in Piazza 2022, l'Ariano, venerdì 8 luglio. Un assaggio in anteprima oggi 30 giugno presso la Paneria di Lariano. Ed eccoci nuovamente dopo un po' di tempo con Claudio Colazza, grande batterista Veliterno, grande professionista della batteria, per parlare, qui ci troviamo a Lariano, sì, perché tra pochi giorni, l'8 luglio, ci sarà la nuova edizione di Batterie in Piazza. La settima edizione. E tu, diciamo, sei l'organizzatore di questa cosa, il responsabile. Ci stanno, però non l'hai iniziato il primo anno, io... ci vuoi fare un po' di storia, in breve? Sono 3 anni che faccio parte di questa. Come è partita questa? È partita dalla passione che hanno alcuni elementi del direttivo, Roberto Di Tullio, che arriveranno più tardi, perché oggi c'è sta una session, praticamente una pre... Ecco, appunto, preserata, in anteprima delle Batterie in Piazza, in questo locale. E poi c'è Natalino Ascensi, che è Agostino Ciriaci, che è il fotografo ufficiale, pure oltre a essere fotografo proprio di professione. È partita tutto da loro sta passione per la batteria, anche perché Roberto suonava, e quindi è stato deciso di organizzare 7 anni fa la prima edizione. E da 3 anni, come dicevo, sono io praticamente responsabile della direzione artistica. Abbiamo portato 3 anni fa grandi nomi, Mel Gaynor, batterista di Tina Turner, appunto, dei Simple Minds pure, tra l'altro. E l'anno scorso c'era Tony Esposito, il mio sosia. Sì, perché a me mi hanno detto sempre che ero io socio suo, e io invece dico che lui socio mio. Se metti a suonare le percussioni lo saresti perfettamente. A suo tempo gli assomiglia molto. E quindi oltre a grandissimi professionisti come quest'anno c'è Francesco Corvino, che è un grande turnista, come Luca Trolli, e diversi insegnanti, Andrea Bafati, Maurizio Colazza, mio figlio, e Maurizio Bravi, Andrea Romaggioli, che è praticamente un altro responsabile, e c'è Gianni Di Carlo, un grande insegnante del tamburo proprio medioevale, che sta albano e insegna, è percussionista della banda dell'esercito, tra l'altro, qui è un grande professionista. E quindi ho detto tutti, Maurizio Bravi, per non lasciare nessuno dietro, perché mi sembra scorretto, Maurizio Bravi, Maurizio Colazza, Andrea Bafati, Andrea Romaggioli, io e Gianni Di Carlo, oltre ai due già citati professionisti. E viene qualche nome importante quest'anno pure? No, quest'anno non c'è stata la fortuna. L'adesione, diciamo. Ma più che altro perché all'Ariano hanno fatto fino alla settimana fa il sindaco nuovo, quindi ci sono state elezioni varie e sono stati un momento po' più impegnati di organizzazione di nuova. E, allora, dicevamo prima che tu è il terzo anno che fai il direttore artistico. Sì, il terzo anno come direzione artistica. E prima chi è che ti ha iniziato, diciamo, come responsabile? Ma i responsabili di prima non lo so, perché io poi ne stavo al di fuori, quindi non so, sempre loro praticamente quelli che ho nominato prima, il direttivo prima erano loro, maggiormente Riccardo Taddei, grande professionista della fisarmonica, che l'anno scorso ha organizzato una riunione sempre in merito alle fisarmoniche, ha fatto diversi professionisti da diverse case che diciamo costruiscono fisarmoniche, che stavano su ad Ancona, Castelfidardo e compagnia bella. Quest'anno sta nell'ambito della fonia come tecnico, come di suono, come fonico di suono. Ah, vorrei ringraziare Alessandro Di Starcio, che è la persona che mette l'impianto, un grandissimo impianto audio con schermo gigante, per poter, in modo da i ragazzi, che poi andremo adesso a spiegare com'è la funzionalità della cosa, per cui non voglio anticiparti nulla. Sì, insomma, Non abbiamo detto l'orario e la piazza. Allora, la piazza di è Santurose, come ecco qua c'è il logo, sì, la piazza principale di Lariano. L'orario è alle 8 c'è lo start, praticamente c'è l'esibizione degli insegnanti che fanno un brano ciascuno, per poi passare a suonare con tutti i ragazzi che stanno sotto
con le batterie pronte, insomma. Quindi parte dalla mattina presto? Diciamo. No, alle 8 di sera? 20, sì, vabbè, io mi sono un po'. Il pomeriggio c'è il montaggio degli strumenti, dalle 16.30 in poi c'è il montaggio degli strumenti, per chi non ha fatto l'iscrizione la farà sul posto, nello stesso istante. E quindi niente, una grandissima serata che aspettiamo, che attendiamo tutti, un pubblico, più siamo meglio stiamo. Sì, ci sarà anche qualche televisione? Che tu sappia? Beh, l'anno scorso abbiamo fatto una conferenza stampa con Rai 3, perché c'è il fattore della, il bello della diretta dell'Associazione Italiana della Leucemia, perché gli incassi di queste cose, le iscrizioni vanno donati, in beneficenza, sì. E loro due sono gli altri due responsabili, molti li chiamiamo, ci facciamo. Ok. Va bene, poi stasera diciamo qui voi. Stasera c'è questa grande session, chi vuole suonare viene qua, chi suona chi batteria, chitarra. Avete già installato le batterie oppure? No, adesso dove stai? Infatti il rumore che si è sentito, siamo adesso in fase di montaggio, quindi il rumore che c'è stato è per questo motivo qua. Però c'è una grande session per chi vuole venire, vuole partecipare, chi suona, chi canta, è libero per tutti. Ah, rieccoli! Li vogliamo licenziare, sì, seduta stante? Sì, decisamente. È meglio che suonano la batteria. Che mettono, diciamo, gli striscioni. Andrea, vieni che c'è l'intervista. Allora, Andrea, lo mettiamo lì davanti, seduto lì davanti. Sì, bello della diretta, no? È bello della diretta, quindi. Magari se facevi meno casino con quello e facevi due rullate, era meglio. Dimostriamo che Andrea, no, Marco, anche per te. Andrea Romagioli. Romagioli. Grande batterista. Grande batterista, insegnante. Giovane batterista. Uno giovane di quelli batterista che ho citato poco fa, quindi il nostro responsabile. Allora ad Andrea cosa gli chiediamo? Cosa gli vogliamo chiedere? Ecco, ancora il bello della diretta. Sì, non c'è problema, basta che si è rotto. Allora Andrea, da quanti anni suoni la batteria? Beh, avevo 6 anni, ero piccolino proprio. Ma sei andato subito a scuola da lui No. Con Claudio ho fatto qualche lezione da piccolino, però era per... Sì, per migliorare, esatto, per migliorare. Poi vabbè, sempre con maestri di zona, e poi verso i 15 anni sono andato a Roma con Salvatore Corazza, che era un batterista romano, e poi sono fermato, ho fatto un po' di università, ho finito scuola e poi ho studiato un anno con Derek Wilson Hai accompagnato dei gruppi importanti? Sì, i gruppi locali qua in zona, ho sempre suonato da quando ero piccolino, gruppi locali. E cose importanti no, però da 2 anni faccio un corso con Francesco Corvino in studio di registrazione a Milano. E quindi vai spesso a Milano? Sì, e ci è capitato lì in studio di fare delle registrazioni insieme a vari produttori o altri musicisti, professionisti. E sono state belle cose. Che sarà Francesco Corvino sarà ospite della manifestazione. Quindi fai nel gergo il turnista pure? Sì, il sogno è quello, da quando ero piccolo. Di fare il turnista. Diciamo sì. E stasera ti esibirai qui? Normale, no? Sì, credo di. Direi che. Cioè, assolutamente, assolutamente sì. Allora. Aspettiamo adesso il giorno dell'evento. L'evento quindi... l'8 luglio, ripetiamo l'8 luglio alle 20. Alle 20 c'è lo start, praticamente gli insegnanti che faranno un brano ognuno e poi partirà il tutto. Quindi poi la manifestazione consiste che ogni insegnante farà 3 brani sopra al palco e tutti i ragazzi sotto, ragazzi di tutte le età, donne, anzi abbiamo l'occasione di avere quest'anno le batteriste italiane. Batterista ce ne stanno tutte parecchie, ragazze, ultimamente ragazze, ce ne sono parecchie. Una addirittura viene dal nord appositamente per partecipare a questa manifestazione, le altre sono di zona. Molto molto brave, molto preparate e quindi abbiamo l'onore, la prima volta, quindi batteriste italiane proprio in e bisogna venire tutti in massa. Dobbiamo spopolare l'Ariano, una cosa molto carina, per cui che rullino i tamburi, certo. No, che squillino le trombe, perché no, non c'entrano niente, che rullino i tamburi. E allora ci vediamo l'8 luglio all'Ariano, come abbiamo detto prima. Un saluto a tutti dal prode Fernando, da ciao
da vi aspettiamo. Claudio Colazza e da Andrea Romagnoli. Ci vediamo l'8. Ci vediamo l'8? E dopo aver sentito i batteristi, adesso passiamo agli ideatori di questa manifestazione, Roberto Di Tullio. Allora, raccontaci in breve, diciamo, come è iniziato questo progetto, da quanto tempo e cosa si prefigge, diciamo. Allora, questo progetto è nato all'interno della giornata di solidarietà che noi ormai facciamo da oltre 15 anni, che è molto legata alla Romail. La Romail è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, sì. E quindi sono 14 anni che facciamo una raccolta fondi per questa associazione. Siamo molto legati a questa associazione e all'interno di questa manifestazione della giornata di solidarietà abbiamo ideato Batteria in Piazza, dove un giorno un ragazzo mi si è avvicinato e mi ha detto: guarda Roberto, ti faccio vedere una cosa che fanno in un altro paese, che è Sora, e sei l'unico che potrebbe farla qui all'Ariano, te la faccio vedere, vediamo se riusciamo a metterla in piedi. Io ho visto questo video, mi è piaciuto molto, mentre lui mi faceva vedere il video io già l'avevo collegato a quello che era poi la manifestazione che faremo l'8 di luglio in piazza all'Ariano, dove, diciamo, ci sarà la raccolta fondi per quanto riguarda la Romail, e quindi ho detto: bene, la facciamo all'Ariano questa. Quindi, diciamo, questo video che ti aveva fatto vedere era riferito alle batterie. Alle batterie, diciamo, solo alla batteria. Sì, era una manifestazione che già faceva in un altro paese. E io ho preso spunto da questa situazione cosa. Insieme a un mio amico fraterno che collabora con me da tanti anni, ma insieme a altre persone, l'ho chiamato e gli ho detto: Natalina Scienzi, gli ho detto: guarda Natalina, c'è una manifestazione che mi piacerebbe fare all'Ariano, ti faccio vedere il video che mi hanno fatto vedere a me, vediamo se riusciamo a mettere in piedi. Da lì è partito tutto, abbiamo messo insieme un gruppo di cui fa parte Marco Romagnoli, Agostino Ciriaci, Fabio Biaggi, non vorrei dimenticare Andrea Romagnoli, Bastianelli Simone. E abbiamo messo insieme queste persone, però ci mancava anche una figura, un batterista di quelli, insomma, di quelli Gagliardi. Gagliardi. Anche se avevamo Andrea Romagnoli, che comunque ancora era piccolo, adesso è diventato un grande batterista pure lui, però all'epoca era un ragazzetto. E abbiamo pensato a Claudio Colazza, e devo dire che, insomma, è stata la scelta giusta. Beh, è normale, è stata... Claudio è un grande professionista, quindi bravissimo, ma oltre che professionista, un bravo professionista di batteria, è una persona umana, una brava persona, una persona speciale per me, perché comunque è un grande, ci ha dato una grossa mano, e quindi oggi possiamo, insomma, essere fieri, insomma, di aver portato all'Ariano una manifestazione come questa, come Batteria in Piazza. Sì, perché se pensi che all'inizio eravamo 15 batterie, siamo arrivati a 70 batterie lo scorso anno, quest'anno li supereremo, quindi è stato un successo enorme. Quest'anno ancora di più dell'anno scorso. Sì. Già siamo oggi siamo quasi 70 batterie. 70 batteristi iscritti. Da tutta Italia. Da tutta Italia, addirittura un ragazzo dalla Spagna viene. Quindi la batteria gliela abbiamo messa a disposizione noi, perché giustamente non è dalla Spagna. Non si poteva trasportare la batteria. Però sì. Quindi va bene. È una cosa bellissima. Allora, viva, diciamo, la batteria, viva questa manifestazione, viva il motivo per cui fate questa manifestazione. E quindi ci vediamo l'8 di luglio, nuovamente sì, lo diciamo. Posso l'ultima cosa, vorrei al di là di Claudio Colazza, che, insomma, poi ci sono anche altri maestri che mi piacerebbe citarli, perché magari, che sono Maurizio Bravi, Andrea Romagnoli, Andrea Bafati, Maurizio Colazza, e Gianni Di Carlo e Alessandra Massari. Ecco, questo era per fare un quello po' quello che volevi aggiungere. Aggiungere, perché sono dei maestri che poi collaboreranno con noi con la serata. Hai fatto bene ad annunciarlo, però già l'aveva indicato. Ah, okay. Già l'aveva perfetto. Indicato. Allora, è un duplicato, comunque va bene, uguale, okay. Ricordarli. La cosa importante è la Romail, quella è la cosa che noi ci teniamo molto per il motivo, diciamo, il motivo di tutto, che ha smosso tutto questo diciamo, discorso. Esatto. Ecco. Ok, allora un saluto a tutti dal Prato Fernando e da Roberto Di Tullio. Ciao, buonasera, grazie. Ci vediamo l'8 di luglio, Piazza Sant'Eurosio all'Ariano. All'Ariano, mi raccomando, tutti lì, eh. Vediamo dove vanno a finire veramente, cioè non è che li raccogliamo poi. Quindi organizziamo iniziative per quanto riguarda la Romail. La Romail è l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Noi appoggiamo la Romail perché siamo qui a Roma. E durante l'anno facciamo varie iniziative, facciamo le stelle dell'AIL, facciamo le uova per quanto riguarda il periodo di Pasqua, e anche Andrea Romagnoli che è anche lui, cioè...
grazie a loro. Io vorrei passare un attimo la parola a Eliseo, che l'anno scorso non c'è stato e sta cosa ci è dispiaciuta tantissimo, quest'anno è ritornato. Arrivato, non so nemmeno di che cosa avete parlato. Benissimo, Fabrizio? Già parlato. Rompi subito il posto. Comunque buonasera, sono felicissimo perché questa sera all'Ariano il Consiglio Comunale mi ha nominato Presidente del Consiglio e ne sono veramente felicissimo. Dalle poche parole che ha detto Roberta prima era che abbiamo iniziato questo percorso delle batterie in piazza qualche anno fa.